Buongiorno e benvenuti a questo nuovo incontro di Time for Child. L'incontro di oggi ha il titolo La verità ai tempi di Photoshop. Di cosa parleremo quindi? Parleremo di come distinguere al giorno d'oggi la verità dalla menzogna all'interno dell'informazione, quindi la disinformazione, le fake news, il clickbait. Insomma, è un argomento molto ampio che cercheremo di affrontare sotto diversi punti di vista. Lo faremo quindi con degli ospiti estremamente ferrati sul tema. Partiremo con Alessandro Politi, giornalista televisivo, benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno. Insieme a noi ci sarà anche Gian Michele Laino, direttore responsabile di giornalettismo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. E anche Virginia Stagni, Business Development Manager al Financial Times e Talent Challenge Director, benvenuta. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, come dicevamo, partiamo un po' dal macro argomento, le fake news. Sappiamo tutti di cosa si tratta, però vogliamo parlare un po' di come nascono spesso queste fake news, perché possono nascere in diversi modi e da diverse fonti, dai social, da una fonte che si sbaglia. Insomma, a volte le fake news possono anche nascere per errore. Però possono nascere anche da un intento specifico, come quello delle performance. Allora, Gian Michele, vorrei che ci raccontassi e raccontassi anche al pubblico che ci segue un po' due esclusive di cui vi siete occupati voi, proprio su questo tema della performance artistica che diventa una fake news. Sì, grazie, grazie Gaia per l'introduzione. Io partirei da un presupposto. Direi innanzitutto che oggi il concetto di arte sta cambiando e prende in considerazione anche dei nuovi formati, compreso quello digitale. Pensiamo ad esempio a una tecnologia che è particolarmente diffusa, di cui si sta parlando tantissimo in questo periodo, che è quella degli NFT. Non so se qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare, ma è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda il tracciamento attraverso una tecnologia blockchain, appunto, dell'origine di un prodotto digitale e della sua autorialità allo stesso tempo. Quindi fondamentale per capire sia chi lo ha realizzato per primo, sia il suo contesto di produzione. È soltanto uno degli esempi, insomma, che abbiamo oggi a disposizione per capire come l'arte si stia evolvendo dal punto di vista digitale. Ed è una piccola parentesi per introdurre anche quello che poi mi sembra essere un focus specifico riguardante il tema di oggi, quello cioè di Photoshop come uno degli strumenti principali per diciamo la creazione di forme d'arte digitale. Diciamo che Photoshop diciamo è figlio di una meravigliosa illusione. Già la fotografia lo è, cioè perché è quella che fissa un ricordo, no? È una grandissima conquista per quanto riguarda l'umanità in generale. Photoshop addirittura permette di modificare questo ricordo, quindi non soltanto di tenerlo ben presente, ma anche di renderlo più vicino a quella che è la nostra percezione. E più prosaicamente, ecco, la post-produzione fotografica rappresenta una parte della filiera produttiva dei professionisti dell'immagine. Dunque, il problema che dobbiamo affrontare è l'utenza degli scatti post-prodotti. È consapevole? Quanto è consapevole di questo ruolo importante di Photoshop all'interno della filiera produttiva? Cosa succede quando questi scatti modificati non servono soltanto per togliere o enfatizzare una ruga sul nostro volto, no? Per esempio, con Photoshop uno sparuto gruppo di persone nelle prime due file di un comizio, no? Se ritagliato e riprodotto all'infinito, può dare l'illusione di una folla, cioè quindi croce e delizia per la comunicazione politica, potremmo dire. O ancora passiamo a un caso recente, quelli che citava Gaia all'inizio di questo panel. In modo particolare,
Volevo chiedere alla regia di mandare lo scatto di un albero circondato da luci. Non so se riuscite a vederlo. Sì, lo vediamo. Perfetto. Questo è parte di un progetto artistico. Il fotografo che lo ha realizzato è spagnolo, si chiama Vitor Schietti e lavora sostanzialmente con lunghe esposizioni. Che cosa significa? Che lui si mette lì con la sua macchina fotografica, apre tantissimo il canale delle esposizioni, quindi fa inserire tantissimi effetti di luce all'interno del suo scatto, poi ne produce tanti in serie, li sovrappone uno con l'altro e offre, dà a disposizione, insomma, del pubblico questo risultato finale. Uno scatto, un processo artistico. Ma cosa succede se questo processo artistico entra nelle chat di Facebook, entra nei gruppi di Facebook e diventa invece la prova provata di una manifestazione naturale come quella appunto con cui questo scatto è stato presentato, delle lucciole che vengono attratte da determinati tipi di alberi e creano questo effetto di pioggia di luce. Ci sono state tante persone che in diverse chat di Facebook, in diversi gruppi di Facebook, hanno diffuso questa informazione. Ovviamente l'anomalia appunto sta nel fatto che la condivisione non avviene per magnificare lo scatto, ma proprio per diffondere un'informazione completamente alterata rispetto allo scopo dello scatto stesso. Mm-hmm. E dunque la fake news si autolegittimava proprio perché tante persone, diffondendo questa interpretazione dello scatto, di fatto non facevano altro che riportare una narrazione sbagliata. Abbiamo fatto un'operazione di fact checking, l'operazione era stata condotta anche da altri fact checkers di altre testate internazionali e dai fact checkers indipendenti di cui ad esempio una piattaforma come Facebook si serve. La domanda che però ci dobbiamo fare è l'audience dei social network in realtà è abbastanza matura per comprendere il frutto di questi progetti artistici? In realtà l'arte, e questo è un processo molto su cui bisogna stare particolarmente attenti, può diventare fake news perché il pubblico che la fruisce, che ne fruisce, la guarda, la osserva, poi la interpreta e infine la condivide. Cioè, quindi è un processo molto semplice, un processo molto regolare a cui tantissime persone purtroppo si sottopongono, ecco. E non soltanto le persone comuni, l'utente comune del social network, purtroppo questo capita molto spesso anche nelle redazioni giornalistiche. Qui arriviamo al secondo caso di scuola, esatto, dove performance artistica diventa fake news, questa volta per un difetto nella ricezione della notizia da parte dei professionisti dell'informazione. Qualche settimana fa sicuramente avete letto su tanti siti online di una statua, di un busto di Guglielmo Marconi al Pincio a Roma che era stato imbrattato e che quindi c'era stato questo atto di ribellione nei confronti di Guglielmo Marconi per la sua adesione al partito fascista. In realtà la notizia è circolata dappertutto, ne hanno fatto addirittura pamphlet, no? Perché alcuni avevano addirittura scritto una lettera di Guglielmo Marconi al suo imbrattatore, insomma una cosa davvero ad un livello altissimo, no? Sicuramente. Esatto. In realtà il problema è che una statua di Guglielmo Marconi al Pincio non c'è mai stata. L'artista che ha realizzato questa performance si chiama Carlo Mangiafesta, è stato lui stesso a riprodurre il busto attraverso una stampante 3D. Tra l'altro il busto che vedete non somiglia nemmeno a Guglielmo Marconi, in realtà è la riproduzione del volto dell'artista stesso.
Quindi bastava fare un controllo sulle statue presenti al Pincio, bastava comparare l'immagine in questione al vero volto di Guglielmo Marconi. Insomma, bisognava fare una serie di operazioni che non sono state fatte, l'operazione è diventata virale e lo stesso artista ha avuto modo in realtà di dar seguito a quello che era stato l'obiettivo della sua performance, una provocazione che ben dimostra come il confine tra forma d'arte e fake news sia sottile. Io chiuderei il mio intervento mettendo il punto su un aspetto ben preciso. L'utilizzo di Photoshop e di altre tecniche di post-produzione visuale è una costante del nostro tempo, una cosa a cui dobbiamo abituarci. Ecco perché il compito del mondo dell'informazione è educare l'utente al fatto che quello che vede online in realtà sono dei pixel che possono corrispondere a un'immagine vera, ma possono anche essere quelli relativi a un'immagine modificata. E noi come giornalisti dobbiamo trasmettere il ragionevole dubbio a proposito di questa cosa qui. Dobbiamo insistere sull'aggiunta di un passaggio a quel processo che dicevo prima. L'utente non deve soltanto guardare, interpretare e poi condividere. Deve guardare, deve sicuramente informarsi, deve confrontare quello che guarda con la realtà e deve avere gli strumenti che noi dobbiamo fornirgli per farlo e poi in questo secondo momento deve interpretare e condividere. E questo non vale soltanto chiaramente per gli utenti dei social network, ma vale anche per i professionisti dell'informazione. Sì, infatti Gian Michele ci ha presentato comunque due casi abbastanza colorati, molto curiosi e tutto sommato abbastanza inoffensivi, che però evidenziano comunque come questo fenomeno della mancata verifica delle fonti e di una certa disattenzione anche da parte delle redazioni possa poi generare appunto queste notizie false, che appunto in questo caso si è trattato di due performance artistiche, quindi diciamo non hanno fatto male a nessuno in un certo senso, ma quando si tratta di tematiche molto più serie e diciamo più controverse anche, può scatenare un effetto domino veramente pericoloso. Tanto che noi ci stiamo rendendo conto di questo problema sia da giornalisti che da utenti, anche utilizzatori dei social network, e infatti negli ultimi anni vediamo che sta emergendo sempre di più un filone giornalistico che è proprio quello del debunking, no? Di prendere le notizie, andare a fare il fact-checking, che voglio dire è una cosa assolutamente importante, anche perché appunto l'utente sa che in quel momento si sta riferendo a una redazione diciamo credibile, però diciamoci la verità, dovrebbe essere un criterio di base dell'attività giornalistica, cioè non ci dovrebbe essere bisogno della figura del debunker nelle redazioni. Allora su questo punto vorrei parlare un attimo con Alessandro Politi, proprio su come le fake news alla fine, oltre a generare dei comportamenti, delle reazioni e delle credenze nel pubblico che ci legge o che vede i titoli sui social network e quindi diciamo segue un po' questa ondata, ma soprattutto che finisce per non credere più ai giornali, non credere più ai giornalisti. Allora, come si può invertire questa tendenza quando invece il proprio lavoro lo si fa con precisione? Sì, allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Ciao ragazzi, non so quanti siate, dove siate. Sono contentissimo di essere qui. È difficilissimo parlare a distanza e non vedervi, non vedere le reazioni, le vostre domande, però spero avremo modo di farlo presto. Io lavoro per Rai 1 e ho lavorato tanti anni alle Iene. Parto dritti su questo punto, anche perché non voglio farvi lezioni, perché ormai col web si può arrivare a qualunque tipo di informazione e non sono io la persona giusta per fare l'esperto di deontologia, ma vi racconto qualcosa che non potete da nessuna parte trovare, che è la mia esperienza personale, qualcosa penso di inestimabile che possa in qualche modo arricchirvi, anche magari incuriosirvi per quanto riguarda appunto il lavoro bellissimo del giornalista. Allora, sul Covid, qual è la cosa che secondo me è stata la più grande bufala mai detta? Il Covid è un'influenza, quindi quanto una fake news può essere pericolosa? Quanto una fake news può essere distruttiva? Tantissimo, tantissimo. Quindi la responsabilità sta sicuramente a chi butta fuori, chi pubblica la notizia, che sia un giornalista, che sia un utente, insomma. Poi chiaramente sta a voi, che siete, come dire,
coloro che sfruttano e leggono l'informazione a fare molta attenzione. In primis dovrebbe essere il giornalista a farlo, quello che la pubblica, e poi chiaramente anche chi ne usufruisce. Quindi il Covid è un'influenza. È stato detto anche questo, tra le varie cose, ancora si va avanti a dire, si danno numeri falsi, si raccontano, si falsifica un po' tutto. E quanto questa cosa è pericolosa? Tanto perché molte persone, per esempio, non si vaccinano. Vi faccio un esempio personale. Io è da 19 mesi, io ho avuto il Covid nel marzo 2020, sono stato uno dei primi sfortunati, e da allora ho cominciato ad avere un problema intestinale grave, un'infiammazione intestinale grave, che non mi è ancora passata. Ora, io prima stavo benissimo, non avevo niente. Come me sono milioni nel mondo i malati di long COVID, si chiama long COVID, quando il COVID lungo, diciamo. Quindi, quando uno dice o scrive il COVID è un'influenza, io di influenze ne ho fatte tantissime, anche molto più pesanti di quella che ho fatto del COVID, perché nel COVID ho avuto febbre qualche giorno, un po' di tosse, mal di testa, ma non ho avuto un'influenza violenta, ho provato ad avere anche 41 di febbre in passato, però finiva quello, antibiotico, e stavi bene. Io invece sono quasi 2 anni che sto male. Questo perché? Perché il COVID è un'infezione grave, diversa, ancora sconosciuta. In tal proposito, io durante la mia permanenza alle Iene ho vissuto il COVID appunto in prima persona, l'ho raccontato, cercando appunto di dare una versione oggettiva, scansando le fake news, cercando di essere sempre molto preciso, molto onesto, molto trasparente, fino a poi ad arrivare, per esempio, a trattare l'annoso tema del plasma iperimmune, che è un emocomponente, una cura che già ai tempi sembrava dare molta speranza, ma che trovava e ha trovato per tanti mesi grandi ostacoli anche dai grandi giornali, che sbattevano in prima pagina incomprensibilmente delle fake news. Quindi ci si chiede, finché è magari una fake news palesemente inventata, tu vai su www.laveritaciaociao.org, allora è ovvio che devi stare più attento, quindi anche lì il consiglio molto banale è quello di dire, ragazzi, la fonte, sia che sia un amico, che sia un vicino di casa, che sia un sito o un pezzo di carta trovato per strada, capite, valutate bene chi vi sta dicendo quella cosa. È un po' come dire, se il vostro compagno di banco vi racconta ho conosciuto Hitler, è ovvio che non vale tanto quanto quello che potrebbe dirvi magari un giornalista, un professionista, un avvocato, o nulla togliere al vostro compagno di banco, che sarà sicuramente capace di viaggiare nel tempo. Però, a prescindere da quello, fate attenzione alla fonte. La fonte, verificare la fonte, la prima regola del giornalista, ma anche della persona comunque che vive una vita intelligente, insomma, che fa attenzione con chi si relaziona, su cui poi basa anche le sue credenze. Quindi questo è la base. Però capite bene che invece quando poi si tratta di salute, questo diventa veramente pericoloso, diventa veramente lesivo, perché le persone si fidano, le persone leggono i giornali, il giornalista ha un compito che è quello di informare, e il diritto di informare ha un compito che è importantissimo. Cioè, io vivo il mio lavoro come una missione, non vivo il mio lavoro come uno che fa un lavoro, faccio il giornalista oppure potevo fare altro, io studio giurisprudenza, potevo fare l'avvocato, ma mai ho pensato di fare l'avvocato, perché essere giornalista è una missione, come per un prete, come per una persona di culto, come per un medico. E quindi, questo dico, il giornalista dovrebbe assolutamente fare molta attenzione a quello che scrive. Tornando al fatto del plasma iperimmune, senza entrare nel merito, a me è successo di fare decine di servizi sul plasma, ma non è che io mi inventassi cose. Io prima di dire ogni singola lettera e ogni servizio lo facevo sempre chiaramente con il mio autore Marco Fubini, che è un grande autore, non giornalista, ma a mio avviso bravo molto di più di tantissimi altri giornalisti professionisti, e prima di pubblicare ogni singola parola la studiavamo accuratamente, ma non noi. Poi, oltre io che ho passato tutto l'anno a studiarmi tutti gli studi scientifici dal New England, che sono queste riviste importanti, JAMA, eccetera, sono nomi di riviste scientifiche che pubblicano studi che hanno grande valore, hanno impatto, si chiama Impact Factor, quindi l'impatto che hanno a livello scientifico nel mondo accademico, nel mondo scientifico, e poi mi confrontavo quotidianamente con primari, professori, clinici. Quindi prima di dire ogni cosa, la sondavamo con grande attenzione. Quello che invece è parso sia per il plasma ma anche per tante altre cose è che sembrerebbe purtroppo è che molti giornali, anche importanti, forse per la smania di dover pubblicare, forse per la smania di avere dei click
che portano di conseguenza anche soldi, ritorno. Io non lo so quale sia il motivo. Magari disattenzione, il fatto che magari un collega deve scrivere 5 pezzi al giorno e non ha il tempo che magari ho io di fare solo quello e studiare solo quello e saperne tutto, sapere tutto. Però questo crea un problema. Perché per esempio sul plasma, che ancora oggi è rimasto questo alone di mistero, il plasma non funziona, il plasma funziona, lo dicono gli studi, lo dice la scienza, non lo dico io, non lo dicono le Iene e non lo dice De Donno, lo dice la scienza a livello internazionale. Poi certamente bisogna spiegare che va usato in fase precoce, va usato ad alto titolo, va usato in un certo tipo di pazienti, certo non è la panacea, non è mai stata la cura del mondo per guarire tutti i mali dell'universo. Ma dire che non, il plasma non funziona, più volte è uscito sui giornali, anche importanti, e noi questo l'abbiamo riportato fedelmente nei nostri servizi, chiedendoci ma perché? Perché questo accanimento? E quindi, insomma, magari in un mondo parallelo dove tutti si mettevano a studiare allo stesso modo di chi l'ha fatto con grande precisione, magari non avrebbero scritto quello, magari il plasma sarebbe diventato una cura in quel periodo, perché oggi chiaramente ci sono altri farmaci, però a quel tempo in cui non c'era né il vaccino, grazie a Dio c'è il vaccino, e prima non c'erano neanche monoclonali, non c'era nient'altro se non dei farmaci antinfiammatori usati un pochino, come dire, a tentativi, cavoli, poteva magari salvare delle vite. Quindi sto ipotizzando chiaramente, però è una cosa che mi tocca moltissimo, perché io poi ho vissuto per quasi 3 mesi all'interno delle aree Covid, perché documentavo la pandemia. Noi siamo stati gli unici a riuscire ad avere l'ok dalla Regione Veneto e dall'ospedale di Padova di riuscire a stare, di vivere. Io ho vissuto per 3 mesi in un hotel davanti all'ospedale di Padova, e io ogni giorno andavo lì alle 8:30, conoscevo i pazienti, mi bardavo tutto, terrorizzato, perché all'inizio ero terrorizzato, non me lo nascondo. Ma perché? Perché tutte le fake news che venivano dette, questo allarme sociale, il vaccino non fa male, il Covid non esiste, tutte queste fake news che venivano poi fomentate e spinte anche da alcune fazioni politiche, insomma, se ne è viste di tutti i colori, io mi sono sentito da giornalista, da missionario, io devo farlo, io devo raccontarlo. Io ricordo benissimo che il direttore dell'ospedale, ai tempi, Luciano Flor, che oggi è diventato direttore della sanità della Regione Veneto, un grande medico, un grande uomo, mi disse, ma chi te lo fa fare? Ma tu ti rendi conto quanto rischi? E io ho vomitato dalla paura prima di entrare il primo giorno nelle aree Covid, ve lo giuro, perché sentirti dire, queste sono delle saune di virus. Io avevo già avuto il Covid, ero già stato, stavo ancora male, perché io avevo questa infiammazione che ai tempi, un anno fa, era violentissima. Ma non me lo sto dicendo per dirmi quanto sono bravo, lo sto dicendo per dire quanto il mestiere del giornalista ti dia delle responsabilità, ti dia dei privilegi, ti dia un potere che tu puoi usare per il prossimo, per fare informazione, per aiutare gli altri, per fare del bene, oppure puoi farlo per fare danni, oppure puoi farlo superficialmente. E quindi evidenzio quanto sia appunto importante capire quanto il giornalista, lo dico ai miei colleghi, ma lo dico anche a voi, che ogni giornalista ha un'importanza, ha un peso, e dovrebbe fare molta attenzione a quello che dice, cosa dice e come lo dice. In tal proposito, l'Ordine dei giornalisti nel 2020, poco prima della pandemia, propose il PIC, che era una specie di bollino, una specie di spunta verificata che c'è su Instagram o su Twitter per dire questo è un personaggio famoso, riconosciuto. L'hanno proposto anche, a mio avviso è geniale, che hanno proposto anche per il mondo dei giornalisti. Cioè, quando uno pubblica un articolo, di fianco appare un QR code con il login che dice questa persona è un giornalista, è scritto X, che ha fatto questo tipo di verifiche. Si presume poi che un giornalista abbia tutta una serie di competenze e di precetti deontologici che va a rispettare senza batter ciglio, che quindi quello che scrive un giornalista sia un pochino più attendibile. Poi chiaramente c'è la libertà di informazione, la libertà di parola, ci mancherebbe altro, è giustissimo che tutti possano dire la loro, però è anche giusto che tutti siano un pochino più responsabili per quello che dicono. Tra l'altro esiste anche a livello di codice penale un articolo che disciplina l'informazione falsa, tendenziosa, quindi insomma anche il nostro codice ci dovrebbe tutelare in questo senso. Però possiamo dire che la frammentazione professionale che si è creata dal punto di vista dei tanti giornali, tanto web, i social, la figura del giornalista e di colui che ha il potere di informare è un pochino stata svuotata in questi ultimi tempi, e l'abbiamo visto appunto durante il Covid, dove paradossalmente magari veniva ascoltato di più
il video virale fatto dal personaggio di turno che accrocchiava delle informazioni e creava quindi una logicità, quindi che era credibile. Anch'io li vedevo quei video, dicevo, cavoli, ma allora è vero, ma allora si stanno ammazzando tutti. Poi tu fai un passo indietro e dici, no, aspetta un attimo, questo cosa chi l'ha detto? Vai a guardare, non l'ha detto così, gli hai estrapolato una frase. Guarda questa cosa qua, no, aspetta, non è così, è cos'ha. Quindi è nostro compito, ma anche vostro compito, quello di fare molta attenzione, un'attenzione infinita a quello che leggete, a quello che leggete, perché è pericoloso per voi e tutti quanti, tutti i consumatori, quelli che come dire, appunto, ottengono l'informazione, poi sono pericolosi a catena, perché col fatto dei social, tutti hanno un grande potere di condivisione. Se io scrivo una cosa che è sbagliata, che è falsa, ma nessuno lo condivide, nessuno lo riprende. Certo, su Rai 1 ha un peso, però se lo faccio sul web o sui social, non sono un giornalista che quindi risponde a tutta una serie di precetti deontologici, eccetera, fa poco danno. Quindi siamo tutti parte di una catena di informazioni, che deve essere attente, deve essere più oculata. È ovvio che la fonte, cioè quel primo che immette in rete o pubblica una notizia, è quello, diciamo, irresponsabile, però penso che secondo me anche tutti quanti noi dovremmo essere un pochino più attenti a cosa condividiamo e a cosa crediamo e a cosa parliamo, così da disinnescare anche magari un errore che è fatto in buona fede, perché ricordiamoci che ci mancherebbe, si può sbagliare, probabilmente anch'io magari delle cose le ho sbagliate, ma un conto è sbagliare perché tu dolosamente dici io voglio creare falsità, voglio creare un meccanismo, che quindi un conto invece che tu dica guarda io ho fatto queste verifiche, purtroppo uno mi ha detto una stupidaggine, uno si è confuso, ho letto male, perché ero di fretta, e allora lì non è colpa tua. Quindi proprio il punto serve l'aiuto di tutti quanti che paradossalmente devono cercare di, come dire, attenuare e poi rettificare la notizia data in modo improprio, insomma. Però è un tema talmente ampio, cioè si può vedere anche sui social, cioè quanto ormai anche, non c'entra direttamente, ma penso sia in qualche modo collegato, i filtri, cioè quanta falsità ci sia anche sull'immagine che viene propinata alle persone. Io vedo delle influencer, degli influencer sui social che sono delle persone, tu le vedi dal vivo, non le riconosci. Eppure queste persone guadagnano tantissimi soldi e sono molto forti, sono molto ascoltati, però come fai a essere credibile se già la tua immagine di fatto già è filtrata? Insomma, penso che tutto sia ormai viziato e che forse servirebbe in primis normare anche i social un pochino di più, dare più peso, cioè non arrivare a colpire soltanto quello che offende e che minaccia di morte, ma anche responsabilizzare tutti quanti, perché forse tutti quanti siamo ormai un po' giornalisti, siamo tutti quanti un po' informatori. Questo è un po'... perché tutti abbiamo un potere che prima, cioè 20-30 anni fa, sì, tu potevi dire, io voglio dire delle cose, ma se non ti facevano scrivere o non andavi in TV, capito, rimaneva nel tuo quartiere. Invece oggi... Come? No, rimaneva appunto una chiacchiera da bar, che invece adesso viene... Capito? Brava! Ma infatti la famosa chiacchiera da bar, mi chiedo, magari deriva proprio da quello, deriva dal fatto che magari uno racconta delle favole, delle dicerie in un bar, e infatti nel bar, ma sì, ma Giovannino... Oggi invece Giovannino può fare un post e può fare dei danni grossi. Esattamente. Sì. Perché poi, per esempio, poi chiudo, scusatemi, sono logorroico, vado avanti, mi piace e mi dispiace non essere in presenza, perché, ripeto, mi piacerebbe vedere un feedback delle persone se stanno dormendo o se si stanno entusiasmando. È troppo importante riuscire a informare nel modo giusto. Io spero di farlo nel modo sempre più corretto, e se tra di voi ci sono persone che vogliono fare giornalisti, bravi, sappiate che è un lavoro durissimo, dove non si guadagna tanto, ma dove si guadagna economicamente, ma a livello emotivo e a livello proprio emotivo, mentale, è qualcosa che ti arricchisce in modo inestimabile. Mi sento la persona più ricca del mondo perché amo le persone, amo il mio lavoro e posso fare qualcosa per gli altri ogni giorno, e lo posso fare pagato, ed è qualcosa che non apprezzo, e quindi... mi auguro appunto che qualcuno di voi rimanga perlomeno un pochino anche ispirato, magari gli venga, come dire, abbia svegliato quella voglia che magari dentro dicono, cavolo, io, ma no, ma è difficile fare il giornalista, devo essere bravissimo a scrivere. Non è vero. Io una cosa che tengo sempre a dire, io a scuola non ero bravo, cioè nel senso io
non che ora sia un fenomeno, però nel senso, qualcosa di buono l'ho fatto. Io quando avevo 14-15 anni giocavo a calcio, ero professionista, giocavo a calcio all'Inter, a Novara, ho giocato in tante squadre professionistiche, ed ero un po' il classico studente, diciamo, a mezzo servizio, che faceva la secchiata prima della lezione, poi riusciva a prendersi il suo 6, il suo 7, però alla fine io avevo sempre gli allenamenti, mi allenavo tutti i giorni, quindi non serve essere il primo della classe per essere un giornalista, anche perché, per esempio, io ho fatto qualcosa di diverso perché ho rischiato tantissimo, ho fatto reportage all'estero e soprattutto questo fuoco dentro che prescinde a volte anche dall'essere... Cioè, io sono molto secchione nel mio lavoro, studio tutto 500 volte, però non vuol dire che quando sei alle scuole medie o alle superiori devi per forza essere il primo della classe per poter fare il giornalista o per fare l'avvocato. Serve avere due cose. Uno, grande passione. Due, grande perseveranza. Con questi due elementi si può fare tutto nella vita. E ci tengo a ribadirlo a voi che siete giovani, che siete magari ancora confusi, siete ancora in cerca di un obiettivo di vita, di una missione, di un lavoro. Sappiate che in ogni caso, per fare qualunque mestiere, vi bastano passione e perseveranza. E non mollare mai. Questa è la mia unica vera dote, che io non mollo mai. Pensate che alle Iene, la Marcuzzi, che è un'amica, mi chiamava il mastino, perché ero incapace di dire mi fermo. Io dovevo andare avanti per forza fino a che io l'osso non me lo prendevo, io non mollavo. E quindi spero di trasmettervi, di avervi trasmesso qualche nozione, ma anche qualcosa di me, insomma, che vi rimane. Credeteci perché ce la fate. Grazie Alessandro per questo intervento. Grazie. Che oltre ad essere ricco di spunti, che poi mi piacerebbe riprendere un po' con voi, prima di chiudere, è sicuramente anche un grande messaggio anche di speranza, perché poi tante volte i ragazzi purtroppo sono un po' schiacciati dalla disillusione che magari le generazioni precedenti li lasciano, quindi ma appunto fare il giornalista è difficile, ma non guadagni abbastanza, mentre in realtà un ragazzo, soprattutto quelli a cui ci rivolgiamo adesso in questa giornata, dovrebbero seguire i sogni, le ambizioni, le aspirazioni, non l'obiettivo dell'assunzione, del dipendente, no? Del contratto, del posto stabile. Perché, insomma, poi ovvio, se ci sono anche quelli, ben venga, perché nessuno ovviamente campa. Non esiste più però, Gaia, cioè ormai il concetto di posto fisso è finito, con Checco Zalone è finito il posto fisso. Esatto, cioè parliamo più di partite IVA, di freelance, di collaborazioni, quindi a quel punto tanto vale cercare di farcela inseguendo il proprio sogno. Alessandro poi ha sollevato un altro aspetto che secondo me è fondamentale, cioè l'atteggiamento critico che deve venire da parte dei giornalisti, da parte degli utenti, cioè appunto leggo una cosa, vedo una cosa, anche perché al giorno d'oggi le fake news e le bufale sono confezionate in una maniera talmente precisa, talmente perfetta, che a volte cascarci è veramente un attimo, però appunto ci sono delle figure come quella del giornalista che appunto deve fare un po' da ponte tra la realtà e gli utenti, tra ciò che succede e ciò che davvero è, però ogni tanto può capitare insomma di scivolare, anche perché lo diceva anche Alessandro prima, non sempre le fake news sono premeditate, a volte può essere un errore, e poi infatti parleremo anche di qualche errore divertente, però diciamo un atteggiamento critico che a questo punto i giornali devono avere anche a livello di azienda, di quasi di brand a un certo punto, diciamo, il tema della Anni, che oltre a essere un esempio di una ragazza che ci ha creduto e ha ottenuto dei bellissimi risultati, quindi se poi prima di rispondere vuole presentarsi un attimo ai ragazzi che ci seguono, può essere anche lei un ottimo, diciamo, faro di speranza che ce la si può fare. Vorrei chiedere innanzitutto, visto che comunque lavori col Financial Times, se questa diffusione a catena delle fake news, anche quelle più assurde e improbabili, è un problema solo nostro italiano o succede anche all'estero, e soprattutto come il lavoro appunto che svolge, come davvero i giovani si informano oggi? Cioè, da un lato questo utilizzo dei social li rende più critici, più attenti, perché scelgono magari con più attenzione chi seguire, chi non seguire, cercano fonti diverse, o in realtà sono anche loro frutto un po' di questa informazione passiva fatta solo di titoli, sommari e caption?
Grazie mille Gaia, grazie mille a tutti, mi fa molto piacere essere qui con voi. Allora, riassumo brevissimamente che cosa faccio. Io sono l'unica qui del gruppo che non è giornalista, quindi già ci tengo a precisare che non faccio il mestiere, ma cerco con la parte commerciale del giornale, quindi chi normalmente si occupa di far funzionare il modello di business, il che significa quindi permettere di sia a pagare lo stipendio ai giornalisti, ma soprattutto di avere una struttura sostenibile e credibile all'interno del giornale. E adesso andiamo a capire un attimo cosa significa. Io mi occupo di business development, che significa sviluppare nuove idee per appunto rendere sostenibile il lavoro del giornale, ma soprattutto anche attrarre, in quanto io ho 28 anni, quindi sono entrata in questa azienda a 24, è un giornale inglese, il Financial Times, basato a Londra. Non dovete per forza sapere che cosa fa e cosa facciamo, perché ve lo spiego io, sono qua apposta. Quindi Financial Times si occupa di informazione finanziaria e economica, ma comunque di riuscire a vedere in maniera globale e inclusiva quella che è la situazione sociale ad oggi dei diversi continenti. Abbiamo uffici in tutto il mondo, in tutte le principali capitali. Il nostro ufficio centrale qua a Londra, da dove sono collegata. Poi c'è un altro molto grande a Tokyo, in Giappone, perché la nostra proprietà è giapponese, e andremo a vedere cosa significa anche questo da un punto di vista di news. E poi un altro grande ufficio è ovviamente negli Stati Uniti, a New York. Cosa significa fare business development e cosa significa lavorare in un giornale senza essere giornalista? Allora, innanzitutto, come diceva Alessandro giustamente prima, bisogna avere una grande passione comunque per quello che è il mestiere del giornale, no? Quindi analizzare i fatti, dare voce, se così si può dire, riuscire un attimo a capire meglio una situazione complessa, è quello che comunque deve essere un po' il nostro comune denominatore, anche se lavoriamo e ci sono persone che lavorano nel marketing, lavorano nella pubblicità, lavorano nella parte finanziaria di un giornale. Quello che io cerco di fare è essere un po' un ruolo ibrido tra il mestiere di Alessandro Gianmichele Gaia, quindi quello di come si porta l'informazione, quello che è il contenuto, che è la parte per noi più ricca, più importante, no? Comunque come giornale che viene pagata per offrire questo servizio, perché il nostro è un giornale solo ad abbonamento, tu non lo trovi gratuitamente online, trovi massimo 5 notizie, ma poi devi pagare per accedere al servizio, quindi questo è già un altro step in più, come paghiamo tutti Amazon e Netflix, l'accessibilità a questo servizio è a pagamento, con un abbonamento mensile ad annuale, che per voi studenti, ve lo dico, è se siete delle scuole medie e superiori è totalmente gratuito, quindi basta che chiediate alla vostra insegnante "vorrei leggere Financial Times da oggi", vi mandiamo una mail dopo questa chiamata e avete accesso gratuito al nostro giornale, anche perché quello di cui mi sto occupando è come avvicinare ragazzi come voi al mondo del nostro giornalismo, ma non solo, anche semplicemente avere l'intuizione, il volersi arricchire e soprattutto capire perché è importante leggere i giornali. Non è un discorso leggi solo la mia testata, leggi solo, ascolta solo Rai 1, ascolta solo Radio DJ. L'idea è che comunque di avere un'apertura mentale, Gaia giustamente adesso diceva l'apertura al pensiero critico. Che cosa fa l'informazione? Cosa significa informarsi e leggere fonti diverse? Ed è quello che credo tutti noi oggi quattro stiamo suggerendovi, non è leggete solo un'unica cosa e verificate quella. Aprirsi, aprire la propria mente e soprattutto avere la possibilità di avere tutti questi strumenti per poi farci la nostra opinione. Se c'è una cosa che il giornalismo deve fare è quella di offrire gli strumenti al lettore da qualsiasi background sociale, culturale, etnografico, di genere, questa persona venga, di comprendere i fatti, comprendere le basi, avere le diverse fonti a disposizione, e questo ad esempio è un qualcosa che la tecnologia ci permette di fare molto di più, andare più a fondo sulle fonti, ad esempio puoi accedere ai dati in maniera virtuale per capire come si è arrivati a quell'articolo, cioè come si è arrivati a dire che Brexit è stata causata da
i locali e non dal centro di Londra, perché i voti come sono diffusi, farti accedere, no, ad esempio alla mappatura delle votazioni. E assolutamente Gaia prima mi chiedeva se il problema delle fake news è qualcosa di solo italiano o internazionale, è un problema globale, ma soprattutto è un problema che è vecchio come il mondo, da quando è uscita la possibilità della stampa. Il concetto di fake news, adesso noi ne parliamo tanto perché la digitalizzazione ci ha solo permesso di vedere questo fenomeno su larghissima scala, nel senso che tutti, come diceva Alessandro, possiamo diventare comunque volenti o anche senza, no, colpe, inconsapevoli, perché ritwitto un articolo che dico, ma questa cosa è interessantissima, forse non ho tempo di leggermi l'intero articolo, quello che vediamo io, questi noi in termine accademico vengono considerati i, per così dire, i cheaters, cioè quelli che sono infedeli, nel senso che fanno vedere che leggono, ma effettivamente non leggono, cioè solo stanno retweetando, ripostando per sembrare gli intellettualoidi della situazione, ma effettivamente non leggono l'articolo. Bene, vi riporto solo due dati. Il 70% delle informazioni su Twitter che ha base di fake news ha molta più la possibilità di essere retweetato e ripostato, cioè quindi il 70% di informazioni che io trovo su un social, come può essere quello di Twitter, che ha una base di non verità, viene ritwittato con molta più facilità, perché il titolo è catchy, vuol dire che è interessante, c'è qualcosa di che mi accalappia. Come diceva Alessandro, è una questione di click, perché io più click porto a un sito, questo è importante conoscere, per questo è importante conoscere anche la parte commerciale di un giornale, non solo quanto è bello fare informazione, che è sicuramente importantissimo, ma perché è importante capire come fai soldi un giornale? Capiamolo oggi, cioè da una parte o si paga per l'informazione in maniera diretta, ma se tu non paghi per accedere a un determinato sito, stai pagando comunque in un altro modo. Come stai pagando? Col tuo click e il tuo tempo dedicato a quel determinato contenuto. Perché? Dall'altra parte c'è qualcuno che fa il mio mestiere o simile, che commercializza l'attenzione delle persone. E come viene fatto? Questa è la stessa cosa che accade sui social, ragazzi e ragazze, la stessa identica cosa, cioè Facebook, Instagram, noi non paghiamo, ma effettivamente noi stiamo dando i nostri contenuti, i nostri dati, su cui poi si fa una strategia commerciale, il che significa mettere della pubblicità che, basandosi sul mio comportamento, che sono andata, mi piace fare surf, e allora dopo due giorni mi esce la pubblicità di una nuova muta da surf che sarà perfetta per la mia prossima esperienza al mare. Tutto questo non è che è fatto perché c'è un mostro dietro che controlla tutte le cose che faccio, semplicemente sono io che sto dando questi dati in pasto al digitale. E questo accade sulle piattaforme social, che non sono altro che uno strumento di distribuzione dell'informazione, ma che distribuiscono contenuto che viene fatto da altri. Può essere il singolo, come dicevano prima i miei colleghi, da un punto di vista di l'influencer che posta qualcosa, io utente che posto qualcosa, oppure allo stesso modo i giornali. I giornali però hanno la possibilità, ovviamente, in quanto brand, come diceva Gaia, cioè loro hanno un nome, io ti posso dire sono il Financial Times e mi porto dietro 133 anni di storia di giornalismo, così come tutte le persone che lavorano con me. Noi siamo il Corriere della Sera, c'è Repubblica. Sai un attimo quello che è il background, per così dire, almeno culturale di questa azienda. È molto importante, quindi se si vuole mantenere la veridicità, ma soprattutto la credibilità di questi brand, è che ci siano dei team addetti all'interno delle redazioni, ovviamente che non ci siano errori da un punto di vista di diffusione. Cioè il primo step dovrebbe essere che un giornale che fa questo mestiere, cioè quindi che è un professionista dell'informazione, non cada mai nell'errore di promuovere o comunque far proliferare informazioni non attendibili o non verificate abbastanza. Perché se io sto acquistando un servizio in quanto lettore, se io acquisto un abbonamento, se acquisto il tempo, no, che dedico all'interno di questo, per un articolo, per una serie, eccetera, eccetera, mi deve essere assicurato questo come servizio, no? Quindi credo che questo sia molto importante. Però ritorno un attimo alla cosa, e poi lascerei a te, Gaia, fare qualche domanda. Le fake news sono vecchie come il mondo, cioè nel senso, non è una cosa nuova, da quando c'è stata ovviamente la stampa, pensiamo alla Rivoluzione Francese, poi pamphlet,
no, in cui si scambiavano informazioni i vari rivoluzionari, ma anche già solo la caccia alle streghe, ci sono tantissimi pezzi di questi piccoli pamphlet che venivano diffusi nelle città in cui si davano notizie false su un determinato gruppo di persone. Lo stesso Affair Dreyfus, se state facendo la scuola, questo lo avete già studiato, lo andrete a studiare, sul fatto di informazione antisemita nei confronti di una persona che poi è andata a far seguire poi tutto quello che ci fu un grandissimo scandalo, no? Ovviamente in Francia rispetto all'Affair Dreyfus, andate a darci un'occhiata, quello è un grandissimo esempio di fake news. Oppure già solo tutto l'Olocausto e tutta la propaganda del Terzo Reich, questo ve lo sto dicendo perché immagino che tanti di voi lo stiano studiando, è un grande esempio di fake news. Cioè Goebbels diceva la verità è quello che io ripeto più volte, la faccio diventare verità, e lui prende esempio da pubblicitari, gente che è già negli Stati Uniti con la pubblicità e lo spin doctoring, che è come io trasformo e ti racconto l'informazione in maniera diversa per convincerti, quindi va molto verso la fake news, e erano già metodi adottati dall'inizio del Novecento per vendere più prodotti. Goebbels, che appunto era il ministro che seguiva la parte appunto di propaganda, di informazione per Hitler, non ha fatto altro che prendere un meccanismo commerciale di vendita, come ti vendo più prodotti, e lo ha messo in politica, e poi sappiamo benissimo che cosa ne è uscito da tutta la propaganda nazista, che purtroppo vede ancora degli strascichi oggi in Italia e non solo. Detto questo, per dire che il fenomeno di fake news oggi è solo amplificato nel mondo social, e quello che dobbiamo fare tutti noi che lavoriamo nell'ambito di informazione, anche quando non si è giornalisti, è prendere una posizione rispetto a ciò, e quindi diventare anche noi stessi uno strumento per raccontare alle persone come si cercano informazioni di qualità, ma soprattutto come si impara a leggere. Perché sembra una cosa ovvia, ma a scuola è una cosa che non viene insegnata a nessuno. Io non credo che nessuno sia mai seduto con tutti noi e ci ha spiegato. Allora oggi prendiamo un bel giornale e vediamo come si legge un giornale, perché non è così ovvio, non è una lettura passiva, come diceva Gaia, ma è qualcosa in cui io devo inserire il mio pensiero critico. Quindi, per chi di voi forse ha iniziato o studierà un po' di filosofia, ha iniziato un po' il superiore a leggere, fare anche un po' analisi del testo, cercate di applicare queste cose anche quando leggete un articolo online. Questo è uno strumento che anche le scuole, ovviamente, se siete qui oggi è perché vi stanno offrendo questa piattaforma per riflettere un po' di più su alcune parti, no, della nostra società, e che rendono la nostra società tale, complessa ma bellissima. E quindi di conseguenza approcciate non il giornale, questo forse vado un po' controcorrente, come la verità, ma approcciatelo piuttosto come: voglio imparare, ma vorrei anche verificare quello che viene scritto, non per essere costantemente titubanti, ma semplicemente perché è giusto confrontare fonti diverse sul medesimo argomento. Forse questa è la primissima cosa che io ho imparato quando ero piccola, era leggere la stessa notizia da più giornalisti diversi, cioè anche da fonti diverse, perché sappiamo tutti quella che può essere l'influenza politica di un determinato titolo rispetto a un altro. Chi sta pagando la pubblicità quel giornale? La cosa che vi ho detto prima. Quindi ci sono delle influenze che forse non fanno dire effettivamente tutta la notizia. Bene, sta a noi come lettore, che abbiamo accesso a tante informazioni grazie a internet comunque, di cercare da fonti accreditate. Questo è molto importante, non, come diceva prima, il Covid non esiste.org, ma cerchiamo di capire le fonti. Suggerimento piccolissimo: se mai leggete informazione online, c'è un tool che si chiama NewsGuard, lo potete scaricare, è totalmente gratuito, vi inserisce in automatico il tick verde o rosso quando il sito su cui siete non è, secondo parametri di algoritmi tecnologici, non sempre perfettamente esatti, ma artificial intelligence non è mai esatta, non è una scienza esatta, vi dà se questo è un sito affidabile oppure no, per la storia che ha questo sito sull'online. Utilizzatelo perché è ottimo per farvi almeno capire il contesto e soprattutto la fonte da cui arriva un'informazione. Così sta a voi, se vedete un segnalino rosso, dire: aspetta, NewsGuard mi sta dicendo che forse non è proprio affidabile al 100%, vado a riverificare, cerco qualcos'altro.
Assolutamente. Grazie Virginia, perché anche tu hai sollevato moltissimi spunti interessanti. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta scadendo, quindi non potremo analizzarli tutti quanti, però sicuramente invito gli studenti che ci stanno seguendo e anche gli insegnanti appunto a, per esempio, contattare il Financial Times per avere l'accesso, anche perché i ragazzi oggi con l'inglese lo masticano come se fosse la loro prima lingua, quindi questa è una grandissima opportunità, e questo lo dico anche agli insegnanti, cioè insegnare ai ragazzi anche a verificare le fonti primarie anche grazie alla lingua che conoscono, perché sappiamo benissimo quante diciamo scivolate sono state fatte dalle testate per magari un errore di traduzione o non conoscere un certo gergo, un certo slang, e questa cosa ovviamente ha reso delle notizie assolutamente ridicole, perché erano palesemente degli errori di traduzione anche tante volte. Una cosa che Virginia sollevava e che mi ha fatto sorridere in un certo senso è anche la questione del rapporto, no, appunto, tra i social e i giornali, quante volte anche i giornali vanno a riprendere delle notizie dai social network. E su questo vorrei chiedere a Gian Michele, visto che giornalettismo è una testata solamente online, che quindi diciamo con il web e i social ci naviga ampiamente, pensiamo, e poi vorrei anche un commento veloce anche da Alessandro, perché vorrei mettere un attimo in comunicazione il mondo internet e la televisione, c'è stato, e anche quello della credibilità in realtà, che c'è stato un caso che per noi diciamo più giovani è stato abbastanza divertente, magari i nostri genitori non l'hanno colto subito, cioè che durante le manifestazioni degli, appunto dei pro Trump, durante le presidenze degli Stati Uniti, stavano appunto a Capitol Hill protestando, insomma ci ricordiamo anche come è andata a finire anche lì quella protesta, però a un certo punto sui social, per prendere in giro in realtà i pro Trump, vengono messe le immagini del film di Project X con queste persone, appunto la città fuoco e fiamme, gente che sale sulle macchine. Sui social se ne ride, perché è il fenomeno del meme, no? Sostanzialmente. Peccato che quel meme finisce mandato in diretta sul TG di La 7. Allora poi Enrico Mentana, da giornalista navigato qual è, ha saputo gestire la cosa con grande eleganza e professionalità, proprio perché dicevamo prima anche il tema della credibilità passa anche attraverso il scusate, abbiamo fatto una scivolata, scusate, abbiamo fatto un errore, vi spieghiamo cosa è successo, perché l'errore può succedere. Però allora mi viene da chiedere, in quanto giornalista televisivo, a Gian Michele, in quanto giornalista web a tutti gli effetti, può essere a volte che ci sia anche una mancata comunicazione proprio di linguaggio tra questi due mondi, e che quindi anche magari educare le redazioni delle testate tradizionali, passatemi questo termine semplicistico, a un linguaggio che invece non è da testata giornalistica tradizionale, possa a sua volta un po', diciamo, aiutare a combattere il fenomeno anche a volte di queste fake news nate proprio per caso, per sbaglio. Sì, certo. Allora, innanzitutto ci sono delle situazioni che sembrano abbastanza paradossali, e Gaia appunto ne ha descritta una abbastanza esemplare, insomma, nella sua genesi. E direi che c'è un problema legato, forse prima Alessandro faceva un cenno a questa cosa qui, cioè legato all'urgenza di scrivere, che purtroppo il giornalismo online, ma anche sempre di più quello televisivo in casi appunto paradigmatici come quello ad esempio dell'all news, della diretta continua, della maratona, no? Come proprio per il caso specifico, ma non è stato mentale. Esatto, no, c'è un problema legato a sovraccaricare l'utente di informazioni danne in maniera veloce rispetto ai competitors, dandole sotto diversi punti di vista, sotto diversi tagli, proprio che appunto la concorrenza, tra virgolette, è tanta, quindi l'utente deve avere un modo, un motivo per poter cliccare su internet o guardare il tuo programma rispetto ad altri. Quindi diciamo l'urgenza
il bisogno di scrivere tanto a volte rappresenta, cioè si porta con sé la conseguenza della mancanza di accuratezza. E questo è il motivo per cui... Questo è il motivo per cui, ad esempio, si colloca adesso come nuova figura, tra virgolette, quella del debunker, quasi come se fosse separata rispetto a quello che invece il giornalista dovrebbe già fare di suo, ecco. Senza contare che poi, e qui potrei aprire anche una parentesi in merito, a volte la rete attacca i debunker. Questo è un fenomeno recentissimo, no? Legato allo sviluppo appunto delle fake news legate al coronavirus, legate alla vaccinazione e quant'altro, no? I debunker sono visti anche come servi del potere, no? Cioè persone che vengono pagate da qualcuno per poter dire delle verità che invece, secondo appunto questi presunti uomini sapienti, insomma, che diffondono fake news, sarebbero nascoste e nessuno ci vuole dire. Ecco, questo è la... È... Della complotto, della esatto. Cassa. No? Esatto. E questo è proprio l'elemento, probabilmente, a cui le redazioni devono stare più attenti. Devono capire quali sono i limiti del web, quali sono i limiti dei social network, e devono accendere una grande spia prima di tutto al loro interno, per poter offrire e restituire un servizio di qualità al lettore, ma poi anche educare il lettore in questo senso, in questa direzione, invitare autonomamente nelle proprie esperienze di lettura a comportarsi esattamente come se si fosse all'interno di una redazione, insomma. Quindi la doppia verifica che si citava prima, consapevolezza che una fonte non è autorevole esattamente come il proprio amico su Facebook, o come l'ultimo TikToker che segue il trend, diciamo, no? Cioè, poi ci sono anche altre forme che si rincorrono sempre più velocemente e che riguardano l'evoluzione dei social network, e che, insomma, anche noi che non siamo proprio diciamo di un'altra generazione riusciamo a fatica a starci dietro, no? Però è importante avere l'elasticità mentale di evolversi allo stesso modo di come si evolvono i mezzi di comunicazione, analizzarne le criticità, metterle in luce, metterle in evidenza e farne metodo. Ecco, deve essere un metodo sia interno e sia esterno, ovviamente, da trasmettere ai propri lettori. Ecco, quindi diciamo che ricordiamo ai ragazzi che ci seguono che informare è un mestiere bellissimo, ma informarsi è un dovere che dobbiamo avere tutti quanti. Quindi, appunto, comprendere le dinamiche che stanno dietro a un giornale, anche il più puro, il più credibile, funziona oggi come un'azienda. E quindi ha delle dinamiche che dobbiamo imparare a conoscere, un po' ce ne ha parlato appunto Virginia, dobbiamo imparare a conoscere per capirle, per capire anche il tipo di informazione che riceviamo e saper distinguere, perché appunto anche i giornalisti tutto sommato hanno bisogno di uno stipendio, di portarsi a casa la pagnotta, diciamo, però distinguere dove le risorse economiche che possono essere portate dai social network, dal traffico, dagli abbonamenti, diventano poi un tassello in più, uno strumento che permette di costruire anche un giornalismo fatto bene, con le verifiche. Quindi sì, ti facciamo pagare, ma ti assicuriamo che il nostro servizio è fatto bene, ci puoi credere, lo puoi verificare, puoi farci le domande che vuoi. E capire queste dinamiche, capire anche appunto che a volte le fake news sono appunto veicolate anche attraverso di noi, che anche, vi ho fatto l'esempio delle immagini del film Project X, a volte anche condividere una cosa per scherzo può non essere capito. Quindi bisogna avere mille occhi, quindi informatevi, costruitevi un pensiero critico anche leggendo diversi
diversi giornali, guardando diversi anche canali televisivi, seguendo diversi account social, cioè diversificare aiuta a costruire un pensiero critico, non siate monotematici, che purtroppo è ciò che i social tendono a farci fare, cioè rimanere sempre nel nostro circolo di opinioni, con gli influencer che seguiamo e quindi quelli che sono simili a loro. Insomma, aprite la mente e informatevi, perché ovviamente capire la realtà vi permette anche di modificarla attraverso gli strumenti che fortunatamente i cittadini hanno, come per esempio il voto. Oggi abbiamo la possibilità, attraverso anche appunto gli strumenti digitali, di leggere in prima persona le cose, cioè i programmi politici, faccio un esempio, i testi di legge, possiamo leggerli e poi possiamo cercare qualcuno che ce li spiega per davvero e non che li utilizza a proprio, diciamo, vantaggio. Questo è un accenno che vi lascio lì. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, ci siamo allargati un po' di più, però invito tutto il pubblico che ci segue a continuare a seguire le attività che fanno sia sui giornali che anche sui social i nostri ospiti di oggi, perché insomma, se sono qui è perché sono credibili, competenti e noi di Time for Child possiamo garantire per loro. E vi invito anche a continuare a navigare all'interno della nostra piattaforma, dove continueremo a parlare di temi legati al futuro, al presente, alla comprensione di questo. Io ringrazio i nostri ospiti di oggi per questo interessantissimo panel, che purtroppo è andato un po' più veloce di quanto pensassimo, quindi grazie ancora di essere stati qui con noi e vi do appuntamento al prossimo incontro. Arrivederci. Grazie mille a voi, arrivederci. Ciao a tutti.